Il surriscaldamento di una stampante provoca un incendio al primo piano della scuola Secchi di Reggio. Il fumo invade l'istituto, evacuata la scuola. Gruppo di bulli pesta coetaneo 11enne mandandolo all'ospedale. Nessuna dichiarazione dalla scuola, accertamenti dai carabinieri. Due uomini armati e parzialmente travisati assaltano la tabaccheria di piazza Prampolini a Novellara e fuggono con 700 euro. Allarme di Legambiente, crescono le discariche nella nostra provincia e anche i costi per lo smaltimento a carico dei cittadini. Una famiglia di indiani, tra cui una bimba di 2 anni, resta intossicata dal monossido a Castelnuovo Monti. Le loro condizioni non sono gravi. Serviti con amore. Supermercati Conad Le Querce, Le Vele. Martedì 8 febbraio, buona serata a tutti e benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale. Paura e apprensione questa mattina per un incendio in una scuola superiore di Reggio, un incendio che ha costretto ad evacuare la struttura. I danni sono stati minimi, ma vediamo il servizio. Il surriscaldamento di una stampante lasciata accesa. Da qui sarebbe partito l'incendio che ha costretto all'evacuazione di un'intera scuola. L'Istituto per Geometri Secchi di Reggio si trova nel polo scolastico reggiano assieme a molte altre scuole a 2 passi dal centro città. Era da poco passato mezzogiorno e nella scuola si stavano svolgendo le normali attività didattiche quando il direttore amministrativo dal suo ufficio ha sentito uno strano crepitio provenire da un laboratorio dove poco prima era stata fatta una lezione di informatica. Le fiamme, soprattutto il denso fumo, hanno fatto scattare il piano di evacuazione. La scuola è frequentata da 500 alunni e tutti quelli presenti hanno seguito le direttive in modo esemplare, spiega la preside, la professoressa Carla Bertacchini, che in quel momento era in presidenza con alcuni docenti e genitori e a loro volta sono usciti dall'istituto. L'intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha permesso di circoscrivere i danni. Andato distrutto il materiale informatico, ma nessun danno serio alla struttura. Iniziate immediatamente la pulizia dei locali, le lezioni sono poi riprese, i professori avevano nel pomeriggio una riunione che si è svolta regolarmente. Una lieve scossa sismica è stata registrata in provincia di Reggio e di Modena. Le località prossime all'epicentro sono state Castellarano, Prignano sulla Secchia, Sassuolo e Serramazzoni. Per l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l'evento sismico è stato alle 9:49 con magnitudo di 2,2 gradi. Nessun danno a cose o persone, il terremoto è stato avvertito soltanto dalle strumentazioni. Ed emergono nuovi particolari sullo schianto di ieri mattina in via Fratelli Cervi a Reggio, in cui ha perso la vita un nigeriano di 25 anni. L'auto a bordo della quale viaggiava, l'Audi A3, risulterebbe priva di assicurazione. Intanto si attende l'autopsia sul cadavere del 25enne che farà luce sulle cause del decesso. L'uomo, infatti, lo ricordiamo, aveva in bocca un ovulo di cocaina. E quanto hanno scoperto i soccorritori nelle prime fasi degli aiuti per estrarlo dalle lamiere. Nello schianto il nigeriano è finito contro un muro dove deve essere scivolato per un terrapieno, mentre l'altro mezzo, un furgone sprinter della Mercedes, ha divelto il muro portante di un'abitazione. Una gara in bici persa e un gruppo di bulli che si vendica picchiando un loro compagno di classe di 11 anni. È successo ad Albinea. Dalla scuola media oggi nessun commento, mentre sono in corso attualmente degli accertamenti. Una storia di bulli degenerata e finita con un ragazzino di 11 anni all'ospedale per farsi medicare. Succede ad Albinea davanti alla scuola media Ariosto. Secondo quanto ricostruito dai genitori che chiedono alla scuola più tutela, il ragazzo sarebbe stato avvicinato da 3 coetanei mentre era in attesa del pulmino e preso a calci talmente forte da rendergli difficile camminare. Quando lo hanno visto in queste condizioni, i genitori lo hanno portato a Santa Maria Nuova di Reggio per le medicazioni. Dopo una serie di accertamenti, per lui la prognosi è di 7 giorni. A far scatenare il gruppo di bulli sarebbe stata una gara di bici vinta dal ragazzo.
Dopo la segnalazione al posto di polizia, che ha raccolto anche il racconto del ragazzino, i genitori avrebbero presentato una denuncia. Della vicenda si occuperanno adesso i carabinieri di Albinea. La famiglia si dice impotente davanti a questi fatti gravi, che si ripeterebbero da mesi. Chiede alla scuola di intervenire e alle famiglie di tenere a bada questi figli, a loro dire, troppo violenti. Quattro indiani, tra cui una bimba di 2 anni, sono rimasti intossicati dal monossido di carbonio per il probabile malfunzionamento di una stufa a gas in un'abitazione di Castelnuovo Monti. Le loro condizioni non sono gravi, è stato il malore della bambina a mettere in allarme l'intero nucleo familiare. Il padre di 33 anni, la madre di 25 e il cognato 31enne. Madre e figlia, dopo le prime cure al pronto soccorso dell'ospedale cittadino, sono state trasferite a Fidenza per il trattamento in camera iperbarica. In 2 hanno rapinato a mano armata la tabaccheria in centro a Novellara, poco dopo le 13 di oggi, e sono fuggiti con 700 euro dopo aver terrorizzato la titolare. Una rapina in pieno giorno in orario di punta, all'ora di pranzo, praticamente accanto alla stazione ferroviaria, al terminal degli autobus. È stata messa a segno a Novellara, in piazza Prampolini, alla tabaccheria La Stazione, gestita da Stella Slakosteva, 51 anni, di origine russa. Oggi alle 13 era da sola in negozio, sono entrati in 2 col volto coperto da sciarpe, uno di loro aveva una pistola in pugno. Sotto la minaccia dell'arma hanno convinto la titolare a non reagire mentre loro prendevano i soldi dal cassetto del registratore di cassa per un bottino di circa 700 euro. Poi sono scappati a piedi, forse verso un veicolo che era parcheggiato nella zona. Nessun ferito, ma per la donna lo spavento è stato grande. Nella tabaccheria i carabinieri del nucleo operativo di Guastalla hanno svolto i rilievi scientifici per cercare di recuperare qualche impronta digitale o altro. I carabinieri di Novellara, del nucleo radiomobile e le altre pattuglie in servizio nella zona hanno subito avviato i controlli, pur se con le difficoltà dovute all'assenza di indicazioni sul veicolo usato dai rapinatori per scappare. Nessuno, ad eccezione della titolare della tabaccheria, si è accorto di quanto era accaduto. Anche dal vicino bar, gestore e clienti non hanno visto o sentito nulla. Tutto si è svolto in pochi attimi e i 2 uomini che uscivano, pur in fretta, dall'esercizio commerciale non sono stati ritenuti dei malviventi in fuga. Appena pochi giorni fa un distributore di benzina, posto a pochi metri di distanza dal piazzale della stazione, era stato preso di mira dai rapinatori che avevano affrontato la giovane benzinaia con un coltello, fuggendo poi a piedi. Non si esclude che a mettere a segno i 2 colpi siano stati gli stessi autori. Pesanti disagi per chi si muove in treno lunedì 14 febbraio per uno sciopero indetto da tutte le maggiori sigle sindacali del settore. L'astensione dal servizio del personale FER è previsto per tutta la giornata dall'1 alle 24. Sulle linee reggiane saranno garantiti i treni da e per Sassuolo, Guastalla e Ciano negli orari abituali per studenti e pendolari, dalle 6 alle 7 del mattino e dalle 18 alle 19. Discariche abusive in aumento anche per effetto della crisi e crescono vertiginosamente i costi per lo smaltimento a carico dei cittadini. Per ridurli è stato firmato un protocollo tra Legambiente, Irenambiente e 4 aziende reggiane. Vediamo. 3 anni fa al comune di Reggio le discariche abusive sono costate 60.000 euro, nel 2010 oltre 200.000 euro, perché per effetto anche della crisi si è registrato un aumento di siti con rifiuti abbandonati, un'impennata di costi che si riflette sulle bollette degli utenti. Grazie ad un accordo tra Legambiente, Guardie Ecologiche Volontarie, Irenambiente e 4 aziende reggiane, dal 2012 questi costi diminuiranno. Le imprese Fontanili Giorgio, Nial Nizzoli, Unieco Ambiente, specializzate in maniera diversa nella raccolta e nello smaltimento di inerti e rifiuti pericolosi, si impegnano infatti a bonificare i siti che le Guardie Ecologiche individueranno nel 2011. Si tradurrà sicuramente in un alleggerimento dei costi per l'utenza, in quanto tutti i costi che ad oggi i comuni devono sostenere per bonificare questi siti ricadono chiaramente o sulla tassa o sulla tariffa rifiuti per i cittadini. Per ovviare a questo, oltre ai controlli che noi facciamo come guardie ecologiche, abbiamo deciso di fare questo protocollo con 4 aziende che sono offerte, si accolleranno loro quindi tutti i costi per 10 o 15 discariche abusive che noi gli segnaliamo, ci penseranno loro quindi a fare questa bonifica. La seconda modalità invece consiste nel dare la disponibilità a ritirare presso nostri impianti rifiuti di vario tipo. In un altro impianto a Brescello possiamo ritirare invece i rifiuti pericolosi, ad esempio l'amianto o ad esempio anche i residui di verniciatura.
Nel 2010 sono stati impegnati 110 volontari per oltre 13.000 ore di attività, con 91 segnalazioni effettuate e 57 verbali elevati per un importo di 10.500 euro. Secondo quanto previsto dall'accordo regionale per la qualità dell'aria, giovedì prossimo 10 febbraio a Reggio Emilia è stato confermato il blocco della circolazione di tutti i veicoli a motore, anche se provvisti di bollino blu, nel centro abitato dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Ed ora ci fermiamo per qualche minuto, c'è la pubblicità, a tra poco. E prima di ripartire con le altre notizie, rivediamo rapidamente le principali notizie del giorno. Il surriscaldamento di una stampante provoca un incendio al primo piano della scuola Secchi di Reggio. Il fumo invade l'istituto, evacuata la scuola. Gruppo di bulli pesta coetaneo undicenne mandandolo all'ospedale. Nessuna dichiarazione dalla scuola, accertamenti dei carabinieri. Due uomini armati e parzialmente travisati assaltano la tabaccheria di piazza Prampolini a Novellara e fuggono con 700 euro. Allarme di Legambiente, crescono le discariche nella nostra provincia e anche i costi per lo smaltimento a carico dei cittadini. Una famiglia di indiani, tra cui una bimba di 2 anni, resta intossicata dal monossido a Castelnuovo Monti. Le loro condizioni non sono gravi. Ha rubato la borsa di lavoro ad un dipendente dello studio di infortunistica Lamperini 3 mentre cercava di aprire la sua macchina parcheggiata in via De Gasperi a Reggio. Il ladro è poi stato bloccato da un passante in via Martiri di Cervarolo e arrestato dalla polizia. Si tratta del pregiudicato 29enne Gianluca Musella, residente nel comune capoluogo. Ed ora cambiamo argomento. Tanta gente e autorità ieri sera al santuario della Madonna della Porta di Guastalla per le celebrazioni in ricordo del primo miracolo. Vediamo il servizio di Antonio Lecci. Gremito in ogni suo spazio ieri sera il santuario della Beata Vergine della Porta in centro a Guastalla in occasione della celebrazione solenne a ricordo del primo miracolo di questa figura mariana, copatrona di Guastalla, che era avvenuto il 7 febbraio del 1693. Presenti le autorità locali col sindaco Giorgio Benaglia, il vice sindaco Vincenzo Iafrate, consiglieri comunali, comandi locali di carabinieri, polizia stradale, guardia di finanza, il golfalone del comune accanto all'altare maggiore, rappresentanti delle associazioni e del volontariato locale. Come tradizione è stato il vescovo Adriano Caprioli a presiedere la messa accanto a numerosi sacerdoti del vicariato della Bassa. Nell'omelia il pastore della chiesa reggiana ha voluto sottolineare la figura di un personaggio molto legato alla figura della Madonna della Porta, ovvero il beato cardinale Andrea Ferrari, già alla guida della diocesi guastallese prima del suo trasferimento a Milano come successore di Sant'Ambrogio. Monsignor Caprioli ha ricordato come il cardinal Ferrari avesse compreso quelli che erano i cambiamenti storici e sociali vissuti ai suoi tempi, cercando di aggiornare l'azione evangelica, pur senza mai distanziarsi dalle tradizioni cristiane. E per questo il beato Ferrari venne osteggiato, tanto ad essere vicino alle dimissioni del suo importante incarico. Nella sua omelia il vescovo ha poi chiesto che sia la santità popolare il criterio da adottare per la scelta del futuro successore di Sant'Ambrogio nella città meneghina. Furto alla cooperativa Unieco a Fosdondo di Correggio, dove è stata svuotata la cassaforte, è accaduto nella notte tra domenica e lunedì. Secondo le prime indagini si tratterebbe di una banda di professionisti che conosceva bene i locali e capace di aprire la cassaforte facendo sparire il denaro che vi era all'interno, circa 1 migliaio di euro. Era positivo all'alcol, agli oppiacei e alla cocaina dopo essere stato controllato in seguito ad un incidente che l'ha visto uscire di strada e schiantarsi contro un muro a San Polo d'Enza. Il 25enne, in preda del mix esplosivo, stava cercando di portare un amico in ospedale dopo una festa. È stato così denunciato dai carabinieri. Successo a Novellara per le celebrazioni del Capodanno cinese con la danza del drago. Sentiamo i particolari. Dopo il successo dello scorso anno, il comune di Novellara e la comunità cinese locale hanno rinnovato la grande festa del Capodanno, col 2011 che sarà dedicato al coniglio. Secondo lo zodiaco cinese, ci si aspetta un anno quieto e tranquillo rispetto al turbolento anno della tigre, all'insegna della diplomazia e della persuasione. La festa si è svolta inizialmente nella palestra comunale accanto alle scuole, dove il maestro Tu Los ha diretto i suoi allievi in un'emozionante dimostrazione di arti marziali, applaudita dal folto pubblico presente. Una festa condivisa, come ogni anno, da tutte le comunità maggiormente presenti a Novellara, in un mix di culture e religioni. A seguire l'attesa e suggestiva danza del drago e dei leoni, che ha fatto rivivere l'antica tradizione orientale per le strade del centro di Novellara.
un lungo corteo di cinesi ma anche di cittadini di altre nazionalità si è snodato tra piccoli giochi pirotecnici e suoni di piatti e tamburi fino a Piazza Unità d'Italia, dove una folla ha ammirato le evoluzioni del drago realizzate grazie a un